Benvenuto. Grazie. La folle rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce, non vera l'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva. Buonasera, benvenuti, benvenuto a Treviso, a Carta Carbone, Sergio Staino, è davvero un grande piacere averti qua con noi, grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui, io sono ancora, pur essendo molto vecchio e aver visto molto mondo, mi emoziono ancora come quando ero un giovinetto di campagna, e che fanno tutti questi? È possibile che sia qui per me? Non riesco ancora a crescere, spero molto che questa emozione infantile mi vada avanti per tanti anni. Anni fa, non ricordo se fu l'Espresso o qualche altra rivista tipo questo settimanale, che fece un po' un'inchiesta così fra alcuni personaggi conosciuti, chiedendogli: ma se dovesse andare via dalla sua regione, quindi dalla sua città, quale città gli piacerebbe andare ad abitare? In quale città? E io stranamente dissi: Treviso. Lo stai dicendo sul serio o è oggi? Vero, perché è vero, no, è testimoniata, si può trovare, forse in internet c'è. Ringrazio qui idealmente Guccini, perché avete sentito la canzone, era la sua canzone Il Vecchio e il Bambino, che mi ha autorizzato a trattarla in questo modo. Il Vecchio è Bobo, il Bambino è un bambino. L'ho riletta anni fa in uno dei tanti momenti ciclici in cui vediamo che la pace futura del mondo sembra proprio ancorata alla lotta tra Israele e la Palestina, questa incapacità del nostro mondo a riuscire a sanare questa ferita che ci portiamo dietro. Voi leggete i fumetti di Paperino, Karl Barks degli anni 40, voi capite tutto il dramma dell'America del secondo dopoguerra, la recessione, la necessità di reinvestire dopo i danni bellici, il ceto medio in crisi, il ceto medio in cerca di lavoro. Topolino nasce nel 39, anche quella era un'altra situazione indicativa. Ecco, e Paperino è stato sicuramente il personaggio che più ho amato, che ho conosciuto quando avevo 7-8 anni e sono impazzito di cose di Paperino, era quello che mi piaceva di più. E questo Karl Barks, questo raccontatore, questo impiegato di Walt Disney, ha saputo proprio attraverso un Paperino raccontare una America che era l'America di quel periodo lì, appunto. Questo periodo duro del dopoguerra. Partendo da questa situazione qui, ho avuto un successo immediato, ho avuto la fortuna così sono montato molto la testa, ho cominciato a fare questi strisce. Sono stato bravo appunto perché non mi sono frenato, ho messo tutte le cose che avevo nel gozzo, proprio l'ho tirate fuori, anche se non ci facevo bella figura, ma avevo bisogno, mi sono fatto l'auto. Certo, Sergio, mi inserisco perché poi ti lascio anche raccontare. E poi sono un luogo eroico. No, ma io ti fermo, non preoccuparti, perché vorrei inserirmi per dire che un passo in avanti importante è stato fatto, perché insomma l'8 settembre scorso sei stato nominato direttore dell'unità e quindi il tuo caro collega Vincino dice: Sergio, è la prima volta. Grazie.